Un saluto agli amici di Mitico Snack. Allora, prima di andare avanti con questo video, tengo a ringraziarvi particolarmente perché il video di domenica scorsa, là dove vi avevo portato l'unboxing di loro, ovvero le OnePlus Bullets. E credetemi ragazzi, sia da quel giorno sia ancora oggi, sta andando abbastanza bene. Se volete recuperarlo, se ve lo volete vedere, sia nelle informazioni di questo video, sia nella descrizione e sia alla fine di questo video, tra i video suggeriti, trovate il video per poterlo andare a recuperare. Un acquisto che sono stato veramente molto contento di farlo, e oltre che ringraziarvi in questo video per il video di domenica scorsa, lo voglio fare parlandovi di queste fantastiche OnePlus Bullets, ma lo faccio subito dopo la sigla. Allora ragazzi, quando parlo di questi dispositivi, già lo sapete, è inutile che lo dico, parto a parlare della confezione di vendita che OnePlus ci ha abituato veramente così bene, con quei colori bianco, rosso che a me piacciono particolarmente. In questo caso disegno delle cuffie in rilievo sulla parte frontale, davvero sono particolari che a me fanno veramente brillare gli occhi, il logo OnePlus, ma vabbè dai, lasciamo stare questi particolari e vediamo un po' cosa c'è dentro, come ogni unboxing che si rispetti. Che oltre a trovare le fantastiche OnePlus Bullets, al suo interno troviamo la custodia per poter trasportare i nostri auricolari, anche la custodia di colore rosso, ed anche qui ci stanno quei piccoli particolari che a me piacciono tanto. Sulla parte posteriore la scritta Design by OnePlus, sulla parte frontale il logo OnePlus, ed il tutto va a chiudere questa custodia di trasporto con due magneti. Allora, qui voglio farvi un appunto. Diciamo che riporre gli auricolari al suo interno non è proprio una cosa semplice, ma una volta fatta l'abitudine le possiamo riporre al suo interno senza alcun minimo problema e possiamo trasportarle ovunque e come vogliamo. A seguire troviamo i gommini auricolari per poterli adattare ai vari condotti auditivi e tutta la manualistica di istruzione. Ok, mettiamo un po' a parte la confezione e parliamo di quelli che sono gli auricolari veri e propri. Parliamo della loro costruzione, la loro qualità audio, ma soprattutto la batteria, ragazzi. Partiamo dal punto della costruzione. La parte che sta sempre attorno al nostro collo è realizzata in materiale in gomma, flessibile, molto resistente, resiste anche a schizzi d'acqua accidentali. Sulla parte destra troviamo quella che è la batteria, mentre invece sulla parte sinistra troviamo il pad di controllo, che sono posizionati tutti i controlli e gli ingressi, come il pulsante d'accensione e spegnimento, il LED di stato che indica rispettivamente sia lo stato in uso e sia lo stato di ricarica della batteria, il connettore USB-C, e più in basso troviamo il bilanciere del volume. E a seguire troviamo i fantastici auricolari realizzati in lega di alluminio e inserti che si intravede da quei piccoli forellini il colore rosso che OnePlus ci ha abituato tanto a vedere. E quel colore rosso lo troviamo anche sulla parte circolare dove è posizionato il magnete di ogni auricolare. Allora, parliamo un po' delle funzionalità che controllano questi auricolari, perché dovete sapere che i magneti fanno tutto il loro lavoro. Allora, per quanto riguarda i controlli di questi auricolari, diciamo che devo dirvi una cosa. Per quanto riguarda l'accensione e lo spegnimento, nel momento in cui stanno sempre collegati tra di loro i due auricolari, li farà stare sempre spenti, ma nel momento in cui li andremo a staccare tra di loro, automaticamente si accenderanno e nello stesso momento andranno in connessione con il nostro dispositivo. Quindi ciò è possibile che anche se li trasportiamo e li teniamo liberi in tasca e nel caso si dovessero staccare tra loro, andranno in accensione automatica e si collegheranno al nostro dispositivo. Voi direte: sì, ma ci sta il pulsante d'accensione e spegnimento, perché non spegnerle direttamente da lì? Sì, è vero, possiamo spegnerle completamente dal pulsante d'accensione e spegnimento, ma se nel caso accidentalmente dovessero staccarsi tra di loro, comunque si accenderanno e si collegheranno al nostro dispositivo. Ok, quando parlo di questi auricolari, di questi dispositivi qua, non sono un audiofilo esperto e lo dirò ogni qualvolta che provo qualche tipo di cuffie wireless come in questo caso, ma devo dirvi che per quanto riguarda la qualità sonora, la qualità in chiamata e la qualità del microfono, diciamo che al momento non sono riuscito a trovare di meglio oltre a queste fantastiche OnePlus Bullets. Audio molto pulito, chiaro, bilanciato, anche volumi accentuati, non tende a distorcere, ed anche il microfono riesce a fare molto bene il suo lavoro. L'interlocutore che era dall'altra parte del telefono riusciva a sentirmi davvero in modo molto molto chiaro, e
Un'altra cosa che voglio dirvi per quanto riguarda le chiamate, sì, riusciamo a sentire da entrambe le cuffiette. E ancora un'altra cosa voglio dirvi rispetto ad altri auricolari che ho provato, mentre stiamo guardando un video su Netflix oppure un video su YouTube, ragazzi, nessun ritardo, l'audio è sincronizzato alla perfezione. E proprio per questo vi ho preparato due prove, ovvero una prova d'ascolto musicale e una prova visiva dei video con audio sincronizzato alla perfezione. Dopo avervi fatto ascoltare una prova musicale, dopo avervi fatto vedere una prova video con audio sincronizzato alla perfezione, parliamo di quella che è la batteria. Allora, quando mi sono arrivati questi auricolari, la batteria era all'80%, ma ne ero consapevole perché sicuramente era una ricarica farlocca e non mi è durata nemmeno 4 ore. Ma la sera, non appena le ho messe in ricarica e le ho cominciate ad utilizzare il giorno dopo, attorno alle 9 del mattino, ragazzi, sono riuscito ad arrivare a mezzanotte del giorno successivo. Quindi devo dire che sono riuscito a coprire quasi 2 giorni completi di autonomia. E sono stati 2 giorni molto molto intensi tra ascolto musicale, radio, chiamate. Quindi chi più ne ha più ne metta, devo dire che le tenevo costantemente in questi grandissimi mie orecchie da Star Trek. E ragazzi, beh, veramente la batteria è stata una di quelle cose che mi ha maggiormente sorpreso. Mentre invece, per quanto riguarda la ricarica, alla ricarica completa impiegano all'incirca 1 ora e 30 minuti, ma nemmeno. Però devo spezzare un'altra lancia a favore delle Buds di OnePlus: anche se le ricarichiamo di 10 minuti, siamo subito pronti per poterle utilizzare un'intera giornata. Sì, perché grazie alla ricarica veloce tutto ciò è possibile. Allora, per quanto riguarda la parte economica di queste OnePlus Buds sul sito ufficiale, e sottolineo sul sito ufficiale perché è possibile acquistarle solamente su di quel sito, le troviamo a 69 euro, che però a quei 69 euro dobbiamo aggiungere 10 euro di spese di consegna, che credetemi è una spesa davvero irrisoria, piccola, che anche qui, per quanto riguarda proprio la consegna di questi auricolari, ragazzi, anche qui, beh, devo spezzare un'altra lancia a favore di OnePlus, perché nel momento in cui ho fatto l'acquisto, la consegna era prevista dopo circa una settimana, ma tempo 2 giorni mi sono arrivati gli auricolari e finalmente ho potuto iniziare ad utilizzarli. Quindi, se anche voi volete acquistare le OnePlus Buds, qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterlo fare. E adesso, ragazzi, beh, io ho parlato troppo. Adesso, qua in basso nei commenti, aspetto di sapere la vostra, se qualcuno le possiede, come si sta trovando, oppure qualcuno che voglia dirmi qualsiasi cosa, fammi sapere la sua. Vi aspetto qua in basso nei commenti. E come al solito, lo sapete già, lasciate tanti bei pollicini in su. E ragazzi, animazione. Già lo sapete, animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video perché aiuta molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @MyDicoSnake, qua in basso in descrizione, anche qui in basso nell'animazione, non ve lo dimenticate, perché tutte le novità passano prima da Instagram e poi arrivano al canale YouTube. E noi, già lo sapete, ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao!